È come se tutti i fiumi incontrati mi avessero trasportato qua, a passare gli scogli della periferia di cemento fino alla stazione dei bus dell'antica Costantinopoli. Un ottagono appoggiato a terra, semplice nei suoi tre piani, che si rivelano essere una serie di gironi danteschi. L'autobus, a qualche centinaio di metri, si trasforma nella barca di Caronte, si scende nelle viscere dell'autostazione. Sono un contorto sistema di rampe, padiglioni, strade sopra altre strade, cavalcavia, parcheggi, strettoie, tutto sottoterra, illuminato a tratti da una luce che viene da un tetto crollato da qualche parte lassù. Oppure isole di luce al neono, saldatori all'opera. Centinaia di autobus, migliaia di persone, si muovono, camminano, sostano senza regola, lavorano, puliscono, fumano, bevono, litigano, corrono, piangono, defecano, donne, bambini, uomini. Tutti che strizzano gli occhi alla luce dei fari dell'autobus, come se non ce ne fosse mai di luce. L'ambiente mi ricorda il mito della caverna di Platone. Se fossi un regista cinematografico, vorrei girare un film qua dentro, tra questa umanità buia, tra acqua e olio, fumi e bestemmie, rumori ed urina, luci ed ombre. A me piace questa, però ti leggo anche un pezzo della terza che ho pensato che potremmo proporre anche stasera per far sentire. È viaggiare, in fin dei conti a un certo punto durante il viaggio Le Corbusier si ritrova sul Monte Athos, ci passa un mese, io ci ho passato una settimana, e poi la Grecia diventa un viaggio, diventa un andare a tambur battente attraverso dei luoghi, e quindi diventa il ritmo mi cattura, attraverso la penisola calcidica, su e giù con la corriera, baie, calette, speroni di roccia, Salonicco, l'eterno sciopero, verso sud, la Macedonia, la Grecia come le poesie d'Elitis, la Grecia che con passo sicuro entra nel mare, la Grecia che mi reca sempre in viaggio su monti nudi di gloriosi... Ah, vedi, non ce la faccio, non ho troppo ritmo, quindi devi scegliere. Beh, a questo punto... Dipende in genere da quanto è lunga la cosa che dobbiamo fare. Se dovessimo farne una lunga un'ora e mezza, non è che c'è tanto da scegliere, lì si prende tutti. Di solito un'ora e mezza si chiamano degli attori. Anche questa è una cosa, perché io comunque non sono un attore, per fortuna. Però esistono gli attori. Visto che adesso siamo nella fortunata condizione di poterne scegliere solo una. Come fortunata? Sì. Basandomi sulla cadenza ritmica. Che è quello che più mi aiuta, opterei per quest'ultima. Per quella che mi fai far fatica. Sì, sì, okay. Voglio vederti grondare sudore. Quindi, cosa succede a questo punto? Scegli l'ultima, viaggiare. Sì. Allora, durante il viaggio, di solito giro con queste cuffie, che sono dei microfoni. Con questi microfoni si ha la possibilità di registrare senza essere visti, in fin dei conti, che è sempre un qualcosa di affascinante. Poi bisogna cercare di farlo molto lontano, la presentazione, perché sennò qualcuno avrebbe qualcosa a che dire. Comunque, quando ero in Grecia, avevo registrato un suono. Suono di capre che stavano scendendo, le cicale, cioè la classica Grecia. Quindi, teoricamente, col suono siamo coperti. Abbiamo risolto il problema del testo e del rumore d'ambiente. Adesso, quello che mi rimane da risolvere è di evocare in qualche modo... musicalmente un ambiente greco. Esatto, qua cosa succede? Solitamente Zeno comincia e mi fa sentire quello che lui ha. Le varie possibilità. Il problema di base è che se uno avesse un violoncello normale e con un violoncello normale dovesse evocare la Grecia sarebbe in grande difficoltà, perché la musica tradizionale greca non si fa col violoncello, non si fa con il violino, ma con una serie di sonorità che non appartengono agli strumenti della musica classica europea. Invece il violoncello elettrico viene in soccorso a queste, diciamo, necessità di se non proprio imitazione, comunque di appropriazione di suoni non consueti. Quindi la prima cosa che ti proporrei sarebbe qualcosa di questo tipo.